È vero, tutti parlano di intelligenza artificiale e intanto sarebbe bene partire un po', dalla descrizione di che cos'è l'intelligenza artificiale e che cosa ci permette di fare, altrimenti rischiamo, di, più che fare informazione, rischiamo magari di creare allarmismi e spesso ingiustificati. Quindi quando parliamo di intelligenza artificiale parliamo della capacità di replicare attraverso le macchine, attraverso gli algoritmi dei processi cognitivi. E che cosa possiamo farci con l'intelligenza artificiale? Intanto, ecco, un altro aspetto interessante è quello della storia dell'intelligenza artificiale, che è un termine che nasce oltre 60 anni fa. Già negli anni 40 si iniziano a prospettare i primi modelli di reti neurali e appunto nel 1956 nasce questo termine affascinante, intelligenza artificiale. Poi sono periodi di inverni e primavere, periodi di entusiasmo e periodi invece un po' di smarrimento, di scoraggiamento. Arriviamo poi in questi ultimi anni alla nascita di modelli che sono decisamente, possiamo dire, quasi fantascientifici, no? Con le reti generative avversarie, le reti GAN, riusciamo addirittura a creare testi, a creare immagini. E sappiamo che questa tecnologia può essere usata anche per creare dei cosiddetti deepfake, quindi informazioni false ma verosimili. Ecco, questo è un rischio reale. E arriviamo poi un paio d'anni fa al momento in cui ChatGPT, uno strumento che riscuote grande successo tra il grande pubblico, fa capire a tutti quali sono le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Allora, vediamo che adesso in questi ultimi anni veramente tutti ne parlano, ma ne parlano perché fondamentalmente questa tecnologia può essere applicata a qualsiasi campo delle attività umane, dal marketing all'azienda, alla sanità, alla salute, ai servizi sociali, all'educazione, all'agricoltura, allo studio del nostro pianeta e a tanti, aspetti del settore scientifico. Che cosa possiamo fare con l'intelligenza artificiale? Fondamentalmente possiamo fare classificazione di dati, possiamo fare previsioni, possiamo fare analisi su immagini, su suoni. Sono tutte operazioni che chiaramente gli umani sanno già fare, ma le macchine riescono a fare con tempi veramente molto molto più rapidi rispetto agli esseri umani. E questo chiaramente permette a questi algoritmi così performanti di poter essere usati in tutti gli ambiti di queste attività. E beh, ecco, adesso dobbiamo anche un attimino parlare, secondo me è importante sfatare un altro mito, quello che è chiaramente tutta l'intelligenza artificiale è in mano alle grandi multinazionali, che in Italia non si fa mai ricerca. Ecco, in realtà anche nella nostra penisola abbiamo tantissimi esempi di realtà e di gruppi di ricerca che appunto fanno innovazione in questo settore, anche nella nostra regione Marche, dove le varie università, i vari atenei, sia chi si occupa dell'ambito ingegneristico, sia chi si occupa di scienze, ma anche gli atenei umanistici, si occupano di vari aspetti legati all'intelligenza artificiale. Perché? Perché appunto è un tema che impatta su tutte le dimensioni dell'essere umano e quindi anche sugli aspetti sociali, sugli aspetti economici, sugli aspetti lavorativi e chiaramente anche sugli aspetti etici. E questo è un tema delicato. Proprio in questi ultimi giorni è uscito nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il testo definitivo dell'AI Act, il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, dove si parla anche di quelli che sono sistemi di intelligenza artificiale dei dati e quelli che invece sono sistemi di intelligenza artificiale cosiddetti ad alto rischio. Che...